Bike Riders, lo stile italiano. Nasce nel 2003 dopo un'esperienza che ho fatto di 35 anni di gare di motocross. Ho scoperto il motard e mi è piaciuto molto e ho deciso di fare 2 anni di gare per farmi un po' di esperienza, già a una certa età ovviamente, e mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di fare il team per il motard. I primi 2 o 3 anni ho fatto gare, diciamo, regionali e interregionali, poi dopo sono entrato nel circus del mondiale. Ho fatto altri 8 anni di mondiale di sport motard. Direi che è una specialità che è molto bella, perché poi anche la gente per venirla a vedere non si deve sporcare come in tante altre specialità, che il motocross e roba genere, che sono altrettanto belli. Però insomma il motard è un po' alla portata di tutti e quanti. Sono 2 anni che faccio l'italiano e ho lasciato andare un attimino il mondiale, perché sto allenando un po' dei ragazzi giovani da portare eventualmente al mondiale fra 1 o 2 anni. E adesso con me è Lodigiani Ricky, che è un ragazzo di 16 anni, è molto giovane e io credo molto in lui. Lo sto portando avanti, lo sto allenando molto bene, lui crede in me e cerchiamo di fare le cose fatte molto bene. Poi abbiamo Gianni Borgiotti, che è anche un istruttore federale del supermotard e fa gare nel mio team per l'italiano. È un ragazzo molto bravo, ha una bella esperienza e diciamo che mi aiuta anche con il ragazzino giovane per dare un incentivo a questo ragazzo di poter fare bene. Noi lavoriamo con un'officina interna noi e lavoriamo solo le nostre moto da gara. Questo team vive attualmente con gli sponsor e devo ringraziare a questi sponsor, Ferval, Parmigiano Reggiano, Andreoli, Recoil, sono i 4 sponsor importanti che mi aiutano per portare avanti questo progetto qua. Poi abbiamo uno sponsor tecnico che ci dà una grossa mano con i freni della moto. I freni anteriori della moto sono Cobra PZ5, che è un doppio freno praticamente con la sua pompa, e hanno fatto un gran bel lavoro. Questo è uno sport che ha dei costi elevatissimi. Io devo ringraziare le mie aziende che credono molto in me. Ovviamente noi cerchiamo di fare il possibile dando visibilità ai nostri sponsor che ci sostengono. Sono moto che noi acquistiamo da cross e poi dopo le svestiamo e le rimontiamo da motard. Interventi principali di queste moto qua, diciamo che vengono cambiate totalmente le sospensioni e i freni. I freni vengono cambiati totalmente perché comunque il supermotard richiede una frenatura molto maggiore di una moto da cross, perché qui si gira sull'asfalto e sullo sterrato. Con le sospensioni praticamente vengono modificate totalmente all'interno della forcella e del mono ammortizzatore. Vengono smontati tutti quanti, vengono cambiati i pistoncini e anche le lamelle per indurire un po' la moto, perché sull'asfalto ovviamente la moto deve essere molto più stabile che sullo sterrato.
visto che noi abbiamo cambiato totalmente la taratura, diciamo, delle forcelle, abbiamo montato anche delle piastre perimetrali, sempre della PZ5, che queste sono molto più rigide e fanno sì che la moto non abbia delle vibrazioni particolari in staccata. Tra l'altro sono anche più grandi, perché portando una ruota molto più grande abbiamo dovuto allargare. Questo è un motore quasi standard. Noi facciamo dei piccoli interventi cambiando, diciamo, la frizione, perché ci va una frizione antisaltellamento, ovviamente per la staccata sempre, e per lo sfalto, perché ci vuole una frizione del genere. Poi dopo sistemiamo un po' la marmitta. Per scelta nostra, diciamo, è una scelta più che altro mia, montiamo questa gomma qua, che è una gomma Metzler, anche con l'asciutto. È una rain, però è una rain particolare, che sulle mie moto con una taratura, diciamo, un po' particolare, abbiamo capito che questa gomma qua è una gomma che si usa benissimo anche nell'asciutto. Ecco, le forcelle invece, diciamo che in base a, anche in base alle piste, vengono tarate diverse da una volta all'altra. Qui abbiamo un preparatore che è TM, che è Tiziano Monti, che mi dà una bella mano a mettere a posto queste forcelle per il mio team. Diciamo che quest'anno gli obiettivi è nell'italiano motard è stare nei primi 10. Abbiamo Gianni Borgiotti, che nella sua specialità in questa categoria ha già vinto le prime 2 gare, e io vorrei che continuasse così. Poi invece abbiamo Gianni Ricchi, 16 anni, che comunque si sta comportando abbastanza bene, perché abbiamo già fatto 2 gare e lui è stato dentro nei primi 10. Il mio obiettivo è proprio arrivare entro i primi 7, ecco, diciamo. Speriamo di farcela, secondo me ce la facciamo. Allora, il mio team, oltre che il motard, che facciamo l'italiano con questi 2 ragazzi, io faccio anche motocross, diciamo a livello di italiano. Facciamo il trofeo X Off Road, che ce lo siamo giocati fino all'ultima manche, e faremo qualche gara internazionale e interregionale. Sulla sua moto, per parlarci di 2 cose: qual è la tua moto personale? Come vedi le tue moto, quelle che hai a casa? Ah, io non posso, non guido, non ho moto per guidare, non ho moto personale a casa, no, normalmente no, non la guido, sempre sotto contratto per preventivo a non avere nessun incidente e riservarmi solo per correre. Ma a casa ho una moto che è quella che ho vinto il mondiale da Moto2, la Moriwaki, che mi fa molto piacere averla, e dopo le mie moto de cross, no? Bene, mi alleno tanto con il cross, mi alleno tanto a scivolare, ho una Honda piccola per scivolare, una KTM per fare motocross, e a casa sempre si respira benzina, allora... ogni anno vado cambiando, un anno tengo una Honda, magari quest'anno tengo un'Aprilia di motocross, vediamo.
Bene, senti, ma quanto conta per te il team, la squadra, i meccanici? Quanto è importante avere dei meccanici al fianco? Per me il 100%, no? Perché io senza loro sono niente, no? E anche io per loro. Allora siamo un gruppo che dopo, quando siamo dentro in gara per 45 minuti, sono da solo, lì lottando al massimo, provare di fare il meglio, ma quando arrivo al box siamo un gruppo che dobbiamo lavorare, dobbiamo sfruttare il massimo della moto, no? Chiedo delle cose particolari, tanto per gusto come per guida, per risolvere problemi. Allora io dipendo totalmente da loro, ci dobbiamo capire molto bene. Per il momento quest'anno è da poco che lavoriamo insieme, ma penso che abbiamo un bel rapporto. Bene, un'ultima domanda, tu sei un esperto di curve. Di curve del circuito? Direi non solo, a fianco abbiamo delle bellissime curve. Quanto contano le belle donne nella tua vita? Quanto sono importanti la motivazione della conquista come un primo premio? Ah, sempre alla fine... a me piacciono le donne, no? Allora spero di trovare la mia un giorno, e penso che sarà una parte molto importante per me. Per il momento non l'ho trovata, ma spero trovarla. Ragazze, Tony Elias, un campione nella pista e nella vita, ve lo sta dicendo. Man made the train to carry the heavy load. Man made the let me lie to take us out of the dark. Man made the bath for the water, like an old man the heart. This is a man's, man's, man's world, but it won't be nothing and nothing without a woman or a girl.